fatta così? Io sto così male solo quando sono in preda alle mie crisi esistenziali. Per quale motivo esistono i demi? Perché? Cosa ha spinto qualcuno ad inventare questa tortura? Quale folle, perfido, piano! Stai scherzando? La scrittura è la più alta e nobile forma dell'espressione umana. Sai che cosa sarebbe veramente nobile per me? Riuscire a finire un tema! E invece oggi, quando finalmente per la prima volta ce l'avevo quasi fatta, sapete cos'è successo? Lo hai finito, hai preso un bel voto e adesso possiamo parlare di qualcos'altro. Io ho dato fuoco! È bastata una scarica elettrica ed è completamente scomparso, carbonizzato, in un secondo! Hai tutta la mia solidarietà di poeta. Immagino che il professor Vaffembo Bognaschi non l'abbia presa benissimo. Oh, ha detto che domani mattina avrò a disposizione un'ora aggiuntiva per riscriverlo, ma io non ce la farò mai! Mi ha anche detto che se non lo consegno, la mia situazione scolastica sarà... seriamente compromessa. Lo sapevo! È una cosa brutta! Nulla che inizia con seriamente può essere considerata una cosa bella! Sono rovinata! Dai, calmati, scossa! Dobbiamo soltanto trovare un modo per aiutarti a scrivere. Non è giusto. Dopotutto, non è colpa tua se scarichi elettricità tutte le volte che provi emozioni. Davvero? Pensi di potermi aiutare? Scossa, potresti continuare a tenere questa calamita prima che andiamo tutti a fuoco? Scossa, questo ti cambierà la vita! Che gentile, grazie, Albin! È molto, molto carina e colorata, ma non credo che cambiare penna mi possa... Penna? Niente affatto! Questa è una spremi pensieri, attira i pensieri dalla testa delle persone. Fidati, con questa scrivere sarà una passeggiata! Come può una penna banalizzare il travaglio interiore di uno scrittore? Non è certo la pentola che fa lo chef, né l'automobile che fa il pilota. Ehi! Tu sei un vero genio, Albin! Non ricevevo un 10 da quando... Ora che ci penso, non ho mai ricevuto un 10 prima d'ora. Grazie, spremi pensieri. Da questo istante saremo sempre insieme, io e te. Allora? Non mi chiedete com'è andato il tema? Non ho tempo per dirvelo. Devo scrivere, scrivere, scrivere e scrivere. Scriviamo! Ok, è ufficiale. Sono riuscito a creare un vero mostro. Beh, considera il lato positivo. Se da questo momento starà sempre a scrivere, avrà meno tempo per combinare disastri. Mai sottovalutare la potenza distruttiva di Scossa. Spizzo, che ci fai tu qui? Io mi sto lavando i denti, perché? Quello che intendevo era che cosa ci fai qui in casa nostra? Oh, sto lavorando al blog di Scossa da parecchi giorni, ormai dormo qui. Di quale blog stai parlando, Spizzo? Orrendi segreti, ovviamente. Che state facendo? Un convegno sull'igiene orale? Purtroppo potremmo avere un problema molto più grave di questo. Venite con me. Allora, vediamo un po'. Orrendi segreti, ha detto. Un blog ad alto voltaggio. E questo cos'è? In esclusiva assoluta come Critta passa le sue nottate. I 101 segreti di Macabro che non conoscevate. Il numero 82 vi sconvolgerà. Non sapevo che foste fan del mio blog. Ne sono davvero lusingata. Stai scherzando? Non lo siamo proprio per niente. Hai gettato tutte le nostre vite su internet. Che disastro. Una vita passata a costruire un'immagine cupa e misteriosa rovinata così con una manciata di battute. Lo sapevo. Siete invidiosi del mio successo! Ecco, vedi, non è proprio carino raccontare i fatti degli altri tutto qui. Già, credo che dovresti smettere. Anzi, no, tu devi smettere. Anzi, facciamo una bella cosa. Smettila! Cosa? Proprio adesso che ho trovato finalmente la mia voce e il mio pubblico, dovrei rinunciare solo perché voi fate gli offesi? Non se ne parla! Andiamo, Spizzo!
Da quando Spizzo vive qui? Lascia perdere, è tutta colpa mia. Se solo non avessi creato quella penna, tutto questo non sarebbe successo. Dai, forse non è poi così grave. Quante persone credete che leggano il blog di Scossa? Ciao, Crypto. Com'era l'ultima puntata di tutto quello che avreste voluto sapere sui trattori? Ok, a quanto pare lo leggono tutti. Ma perché Scossa sta spifferando i nostri segreti? Questo proprio non è da lei. E questo neanche. Cosa? Le peggiori figuracce di Scossa, una top ten? Quindi sta scrivendo anche tutti i suoi segreti. Devo dire che apprezzo moltissimo questa sua onestà autodistruttiva. La trovo alquanto bohemien. Forse so cos'è successo. L'articolo sulla classifica delle figuracce personali di Scossa mi ha fatto capire che non è lei a scrivere tutte quelle cose, ma è la penna che la costringe a scrivere la verità. Vuoi dire che la Spremi Pensieri riesce a controllare Scossa? Sarebbe la prima a riuscirci nella storia! Praticamente è così. Vedete, la sta obbligando a scrivere, ma lei non se ne rende conto. Tutto quello che passa nella testa di Scossa è destinato a finire sul blog. D'accordo, per quanto io apprezzi l'ideale della verità, direi che è il caso di fermarla prima che scriva qualcosa di cui possa veramente pentirsi. Guardate qua! Ha pubblicato decine di segreti dei nostri compagni e ha appena annunciato che domani pubblicherà il suo articolo capolavoro, Il segreto di Waffen Bobonietsky. È assurdo! Per la prima volta nella storia della letteratura, quello di cui avremmo assolutamente bisogno è il blocco dello scrittore. Ce l'ho fatta! Perfetto! Ecco un'esatta copia di quella originale. Ho semplicemente invertito i poli magnetici. Macabro, prova a scrivere qualcosa. Oh, niente di più facile. Ma è impossibile! Non ci riesco! Per forza non ci riesci! Quella penna è una blocca pensieri. Impedisce a chi la utilizza di scrivere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa! Per il bene della letteratura, speriamo che non abbia rovinato la mia mano creativa. E per il bene di Scossa, speriamo invece che rovini la sua. È chiusa, niente da fare. Non vuole che nessuno entri. E quindi come facciamo a scambiare le penne? Non saprei. Ci vorrebbe qualcuno di cui lei si fidi. Qualcuno che abbia facile accesso alla sua scrivania. È tutto molto semplice. Aspettiamo che Spizzo si addormenti, prendiamo le sue chiavi di casa, ci infiltriamo in camera sua, attacchiamo la penna al telefono senza fili e la facciamo scivolare in camera di Scossa. La penna colpisce il barattolo, che rotola e colpisce la Spremi Pensieri, facendola cadere per terra. E sulla scrivania rimane solo la blocca pensieri. Secondo i miei attenti calcoli, le nostre possibilità di successo sono di 1 su 2603. Allora che ne dite? Geniale, vero? Noi pensavamo semplicemente di chiedere a Spizzo di cambiare le penne. Va bene, d'accordo, come preferite. Se proprio vi piacciono i piani noiosi, fate pure. È semplicissimo, Spizzo. Ora tu vai dentro e dici a Scossa che abbiamo un grande, grande, grandissimo segreto da svelare. E mentre lei parlerà con noi, tu sostituirai la penna sulla scrivania con questa. Ecco, ho soltanto molta paura che questo possa dimezzare le mie chance di conquistare Scossa. Tranquillo, dimezzare lo zero è matematicamente impossibile, Spizzo. Scusate se interrompo, ma mi sfugge una cosa. Che segreto dovremmo rivelare a... Allora, quale sarebbe questo grande segreto? Carlo Magno, re di Francia, ha 3 pulci sulla pancia. D'accordo, se dovete stare lì impalati, torno in camera. Aia! Va bene, io ho una paura terribile delle... sì... delle ciambelle. Cosa? Ebbene sì, mi terrorizzano. Non so se sia il buco o quello che ci sta intorno, ma mi fanno inorridire.
capisco, direi che è alquanto imbarazzante. Ma io ho qualcosa di molto più scottante su cui lavorare adesso! Allora, Spizzo, missione compiuta? C'è un 50% di probabilità che la risposta possa essere sì. Tieniti forte, mondo! È arrivato l'atteso momento! Stai per scoprire il nome segreto di... Il nome segreto di... Ecco, aspetta, di chi era il nome? Che cosa stavo scrivendo? E perché poi dovrei scrivere? Non sarebbe meglio fare un bel pisolino? Evviva il calcolo delle probabilità! Questo significa che non potremo mai conoscere il secondo nome di Buffy. Forse è meglio che la penna la tenga tu. Questa mattina il mio computer era pieno zeppo di messaggi. Tutti offesi per quello che avevo scritto. Quindi niente più orrendi segreti? Già. E adesso mi toccherà passare l'intero pomeriggio a scusarmi con tutta la scuola. Invece di scusarti con me, che ne dici di confidarmi il secondo nome del professor Buffin Bobonietsky? Ho chiuso con i segreti. Guarda, ho fatto una lista. Ti leggerò dei nomi e se dico quello giusto fammi un cenno, d'accordo? Archibaldo? Costantino? Ottavio? Romeo? È Romeo, vero?